di ragazzi che spesso vedono l'ora che arriva il weekend, piano piano capiranno che è importante gustarsi proprio il menù, perché come è gustato il menù perché hanno più energia per allenarmi e venerdì abbiamo stanco, la stessa cosa vale per la scuola. Io ho detto prima da rimprovere, no? Io la scuola l'ho sempre affrontata, oggi sono con mia mamma, la quale mi diceva sempre: se non cresci compiti non si mangia, non c'è verso. Io da genitore faccio cose un po' più fatica perché ritengo che, non perché vado a giocare di Covid, ma proprio in linea generale è importante riuscire a coniugare un ritmo, una cadenza, una cosa che ci permettono di fare scuola, sport, tempo libero, famiglia, anche non fare nulla. E nulla è la più grande fonte di concentrazione, perché anzi di motivazione, perché io ho delle bambine che mi scoccio, che faccio? Dove andiamo? Hanno 9-10 anni, ovviamente proprio i miei figli quelli sono, e io faccio fatica, quindi la cosa che faccio è elogiare prof e maestri, perché riuscire a educare, metterci il cuore, ovviamente anche essere dispiaciuti, perché non bisogna negare che dietro al dispiacere c'è comunque l'affetto, come dietro alla sconfitta ci sta la vittoria, quindi un po' tutto correlato.